Signori, signori, stiamo un attimo calmi qua perché sta succedendo qualcosa di impossibile, di impensabile, veramente incredibile, serata incredibile. Devo dirvi una premessa, io sono stanco morto oggi perché sono stato tutto il giorno fuori, quindi sono arrivato alla partita stanchissimo e veramente ho guardato la partita con una stanchezza allucinante. Poi il primo gol del Milan, Diaz, al 46esimo, mi ha acceso e mi ha regalato nuove energie, ecco. E adesso, incredibile, siamo al 43esimo del secondo tempo e il Milan è in vantaggio sulla Juventus per 3 gol a casa della Juventus. È incredibile, incredibile. Andiamo con ordine. Juventus che è partita, diciamo aggressiva nei primi minuti, ma comunque abbiamo tenuto botta. Noi abbiamo creato qualcosina, ma non abbiamo impensierito particolarmente Szczęsny, salvo un'occasione di Diaz nel primo tempo. Poi, allo scadere del primo tempo, al 46esimo, Diaz si inventa un gol improvviso, bellissimo, sotto l'incrocio dei pali, pazzesco il gol di Diaz, veramente. Un giocatore che io non capisco perché non abbiamo utilizzato i giocatori giovani come Diaz, come Auge in questa stagione. È incredibile come abbiamo veramente lasciato spazio a giocatori che in questo Milan hanno dato il massimo per carità, ma non hanno dato quel contributo che potevano dare Diaz o Auge, ad esempio, no? Anche oggi Auge, ad esempio, Pioli non l'ha fatto giocare. Fatemi capire il perché. È stato preferito Krunic a... Ah no, fuori gioco Milan, scusatemi, stavo guardando. Comunque, il Milan, poi nel secondo tempo, occasione sull'1-0, il rigore di Frenkessie, rigore netto, Valeri non ha visto, ma la VAR sì, per fortuna. Giù le mani da Kessié, perché comunque... va bene, ha sbagliato il calcio di rigore che poteva chiudere la partita, ma ha fatto una partita anche oggi magistrale, quindi io lo difendo, ci sta l'errore tecnico, ma che sì, è un altro giocatore rispetto agli altri anni, quindi chi inizia a criticare che sì, soltanto per il calcio di rigore sbagliato, sapete già cosa dovete fare, e quindi il Milan. Poi, dopo il rigore sbagliato, sembrava dovesse soffrire, ma veramente stavo soffrendo tantissimo. È uscito anche Ibrahimovic, ma la squadra ha tenuto duro, ha tenuto anzi durissimo alle offensive della Juventus ed è arrivato un altro gol improvviso di Ante Rebic. Bellissimo, ragazzi, il gol di Rebic, bellissimo, bellissimo, fuori dall'area, tiro col destro a giro, sotto l'incrocio, sembrava proprio un tiro di FIFA 2021, R1, cerchio e sotto l'incrocio, è grande gol di Ante Rebic, veramente un giocatore che io l'ho detto anche in un video tempo fa, che se mette la qualità che solo lui sa mettere è sempre decisivo, quindi grande Rebic. E poi Tomori, improvvisamente, riscattiamo Tomori subito, subito, adesso, lo dobbiamo riscattare adesso, dopo sta partita. Ma che gran colpo di testa, complimenti a Tomori, veramente una partita poi magistrale, anche lui non si passava da nessuna parte. Chi criticava Tomori, diciamo che... Io ho criticato Tomori solo per gli errori, ma non ho mai dubitato delle sue qualità. Gran gol di Tomori, veramente gran gol, complimenti. Colpo di testa su Chiellini e De Ligt, incredibile. E la Juventus disastrosa oggi, veramente imbarazzante la Juventus sotto questo punto di vista. E Ronaldo inesistente, Pirlo mette Dybala soltanto negli ultimi minuti, quindi una Juventus che poteva e doveva fare di più e che doveva quantomeno provarci. Il Milan ci ha provato, per fortuna Pirlo non ha messo Dybala, per fortuna Pirlo non ha messo Dybala e ha messo Kulusevski all'inizio, poi appunto Dybala più tardi e lì è proprio stato l'errore di Pirlo perché
un giocatore come l'argentino può spaccare le partite da un momento all'altro. Quindi onore al grande maestro Pirlo che ci fa vincere la partita. Siamo al 47esimo, vi accompagno alla fine della partita, speriamo in bene, qualche occasione comunque la Juventus nel finale è normale che la crei, però ragazzi il Milan ha meritato di vincere e soprattutto non mi aspettavo una reazione dopo il rigore sbagliato di Kessié. Un rigore del genere l'anno scorso l'avremmo pagata carissima, ma perché era una squadra l'anno scorso che non aveva il carattere che ha avuto quest'anno e nella seconda parte del 2020. Quindi complimenti anche a Pioli che ha messo Diaz dall'inizio, ha avuto questo coraggio tra virgolette di mettere questo giocatore, forse perché è un calciatore agile. È finita in questo momento. Attenzione, scusatemi, mi sono rimasto un secondo. Sì, è finita la partita, signori. Grande vittoria del Milan, importantissima la partita vinta stasera. Dobbiamo giocare così col Torino e probabilmente se vinciamo a Torino contro il Torino ci porteremo a casa la Champions League. Quindi testa, cuore, forza Milan, dai ragazzi, crediamoci, mancano poche giornate, resistiamo, ritorniamo in Champions League e rimaniamo concentrati. Se il video vi è piaciuto ragazzi mettete mi piace, commentate qui sotto, iscrivetevi al canale YouTube e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!